giornata importante che la CISL Palermo-Trapani sta affrontando già da qualche anno, mettendo al centro questo tema della sicurezza sul lavoro e delle vittime sul lavoro. Penso che, così come stiamo facendo, noi dobbiamo lavorare intensamente per fermare questa che è considerata da tutti una strage silenziosa e sulla quale non è più possibile esprimere soltanto elementi di solidarietà. Questo è il momento in cui bisogna mettere concretamente l'impegno a frutto e fermare questa condizione, che è una condizione anche di mancanza di rispetto della dignità e della persona. Rispetto a questo la nostra organizzazione ha messo in campo molte iniziative, continue mobilitazioni che andranno avanti, perché i temi fondamentali sono quello di riprendere immediatamente i confronti, intanto per stabilire tutta una serie di iniziative e di patti che consentano di mettere al centro la sicurezza sui luoghi del lavoro. Bisogna che ci sia la qualità delle imprese, che noi diciamo da tempo che bisogna mettere in campo un registro di appunti delle imprese proprio per valutarne la qualità e il rispetto della sicurezza, proprio quando queste imprese ovviamente offrono lavoro, che quindi si mettono in condizioni di poter attivare processi di lavoro. Occorre un impegno fortissimo sulla formazione, un impegno molto forte sulla rappresentanza. I nostri RLSU, RLST, gli RSA, tutti quanti devono effettivamente essere messi nelle condizioni di poter garantire dentro le aziende la sicurezza. Occorre poi ancora intervenire con investimenti mirati, soprattutto sulle nuove tecnologie, sui dispositivi di sicurezza, e per quanto ci riguarda occorre un impegno più ampio anche attraverso la scuola. La sicurezza deve entrare nei programmi della scuola e deve essere centrale, non solo per la conoscenza, ma anche per affrontare proprio i temi della sicurezza, della legalità e dell'organizzazione del lavoro, quindi un cambio radicale della cultura. Per fare questo la CISL ha messo in campo già da tempo non solo delle iniziative come questa che sensibilizzano, ma forti impegni di mobilitazione e di confronto sindacale, perché bisogna, ripeto, fermare questa strage silenziosa. È una giornata importante per noi, dobbiamo sensibilizzare fortemente l'opinione pubblica sul tema della sicurezza, serve tanta formazione, serve concertazione tra le tante forze che lavorano nell'ambito della sicurezza, servono più controlli. Non possiamo barattare la maggiore produttività con una minore sicurezza, non possiamo fare in modo che le persone non siano coscienti dei rischi che sono legati alle attività lavorative che svolgono. Ecco perché è importante non soltanto che ci sia la formazione, ma che ci sia anche un adeguato documento di valutazione di rischi all'interno delle aziende. Riteniamo che questo sia il momento di guardare avanti, quindi la nostra commemorazione è commemorazione di coloro che purtroppo hanno perso la vita, il che è qualcosa di veramente drammatico nel 2022. Dall'altro lato la possibilità di guardare avanti per augurarci che non ci siano più morti sul lavoro. Una cosa io credo che debba essere sottolineata: stanno aumentando i numeri degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, vuol dire che c'è qualcosa nel sistema che non funziona. Noi dobbiamo stare attenti a tutto questo, perché ricordiamoci che parliamo di persone e di famiglie, e questo per noi è fondamentale.